Si nascondeva in un parco di Yokohama, una cittadina nei pressi di Tokyo, e per catturarlo sono stati mobilitati ben 4.000 agenti. La polizia giapponese ha arrestato Yuta Sugimoto, 20 anni, un presunto stupratore fuggito 2 giorni fa da una sala interrogatori della procura di Kawasaki. Subito era scattata una gigantesca caccia all'uomo, davvero di portata nazionale, perché la sua fuga aveva scatenato il panico tra gli abitanti della zona. Alcuni genitori, letteralmente terrorizzati, hanno accompagnato i figli più piccoli a scuola, mentre gli studenti più grandi ci sono andati in gruppo. Il giovane ricercato era stato fermato perché sospettato di aver rapinato e poi violentato una donna del posto con l'aiuto di un complice.